È pari a 120 milioni di euro la spesa prevista nel bilancio 2020-2022 del Comune di Pescara, approvato ieri dal Consiglio con un patto bipartisan tra le forze politiche che compongono l'assise civica. Patto che viene sottolineato anche dal sindaco Carlo Masci, che, ospite ieri sera della trasmissione Replay, non ha nascosto a caldo la soddisfazione per il risultato ottenuto. Con grande soddisfazione devo dire che approvare il bilancio prima della fine dell'anno a Pescara era un'impresa storica, perché da tanti anni questo non avveniva, e averlo approvato anche molto velocemente vuol dire poter partire a pieno regime dal 1° gennaio per portare avanti quei progetti di cui la città ha bisogno. E quindi noi siamo pronti, la soddisfazione è massima, perché vuol dire che c'è una maggioranza molto coesa. E ho trovato anche un'opposizione disponibile, nel senso che al di là delle scaramucce politiche e delle polemiche spesso strumentali, alla fine quando si tratta di decidere sulle sorti della città c'è un consiglio comunale che viaggia nella medesima direzione, e quindi abbiamo ottenuto, credo, tutti insieme un grande risultato, mi va di sottolinearlo. L'opposizione PD e Movimento 5 Stelle comunque ha votato no al bilancio presentato dalla giunta di centrodestra, riuscendo d'altro canto ad inserire alcuni emendamenti in cambio della facilitazione dell'iter della manovra, evitando così una valanga di emendamenti che avrebbero rallentato e di molto il percorso del bilancio. Un emendamento del Movimento 5 Stelle ha assegnato 20.000 euro all'adozione della LIS, la lingua dei segni, durante lo svolgimento dei consigli comunali, per far sì che possano essere seguiti dai non udenti. I pentastellati hanno portato a casa anche 25.000 euro per redigere un piano che elimini le barriere architettoniche e altri 10.000 per l'istituzione di uno sportello in comune per i sordomuti. Accolta anche la richiesta dei pentastellati di destinare 40.000 euro alla riqualificazione della caserma di Cocco in Viale Pindaro e 50.000 euro all'incentivazione dell'educazione ambientale in vista dell'ottenimento della bandiera blu. Su questo ultimo punto il sindaco Masci ha spiegato come quello del mare pulito sia uno dei grandi obiettivi che Pescara deve centrare nei prossimi anni. È partita la sfida della bandiera blu. Nei giorni scorsi abbiamo approvato una delibera e abbiamo posto in bilancio delle somme per partecipare all'iniziativa della bandiera blu, perché io credo che nei prossimi 2 anni noi faremo un salto di qualità tale, con degli interventi che andremo a fare anche con l'ACA per la realizzazione delle vasche di prima pioggia, per le quali spenderemo 22 milioni di euro, e altri 8 milioni li spenderemo per il depuratore, per il raddoppio del depuratore, che ci permetteranno queste opere di arrivare ad avere la bandiera blu a Pescara. È un impegno che io ho preso e credo che questo impegno lo manterrò prima dei 5 anni. Emendamenti del PD hanno poi consentito, tra l'altro, il via libera alla somma di 10.000 euro per i premi Flaiano, un piccolo contributo arrivato nel giorno della polemica sollevata dalla presidente della Fondazione Tiboni sull'assenza nel bilancio regionale di somme a supporto dei premi internazionali, polemica poi rientrata dopo le rassicurazioni dell'assessore Febbo sull'impegno finanziario della regione. Infine, un emendamento da parte della consigliera di centrosinistra Marinella Sclocco ha ottenuto un contributo per dare sostegno ai bambini affetti da autismo. I timori del centrosinistra invece restano intatti per le politiche sociali e gli asili nido. Ed a proposito di sociale, il sindaco di Pescara Carlo Masci ha annunciato ieri sera la volontà di abbattere i famigerati palazzi del Ferro di Cavallo nel quartiere Rancitelli. Questa città ha bisogno, più che di costruzioni, di abbattimento di costruzioni. Sì, c'ha ragione. Perché l'ex Enaip lo abbatteremo, ma un'altra cosa andremo a fare: noi abbatteremo in via Lago di Borgiano quegli 87 appartamenti che sono stati oggetto di eventi sismici e che sono stati evacuati. Noi li abbatteremo, ma io là non andrò a ricostruire, io là farò una piazza, uno spazio verde, perché in quelle zone dove si è costruito troppo, quartieri che sono diventati dei ghetti, quelle zone hanno bisogno di spazi verdi, di spazi per la collettività, per la comunità, dove ci si sente comunità. Giusto. Così come andremo ad abbattere il Ferro di Cavallo, che è un altro simbolo negativo di questa città, così abbatteremo i palazzi Clerico.